bisogna riavviare il nastro. Quelle spille. Thank you.
Salerno. È concentrata la formazione di Cocinata sulla linea difensiva. Demery ha dato una rosa abbastanza ampia al tecnico Menini. Ma certo, penso che abbiano più dato la possibilità, essendo stato la gara 3 di poter ritirare, però per questa partita concentrato così come la partita si è andata, stanno girando tutto quanto bene e credo che anche sono un po' fangoso, credo che loro facciano del gioco, non dico duro, però del gioco abbastanza maschio, se si può dire, no? Perché donne facciano una loro forza, sarà più bello. Azione la giovanissima Assunta Lamberti, più 4, è partita a razzo Assunta Lamberti. Quattro Salerno, che la difende con la consueta aggressività. Marzano, Juin, Scarpel, Juin, Losco, la conclusione di Losco. Sta facendo molti danni nella difesa. Meglio le misure Salerno sul pivot avversario. Spiller. Coppola, ottimamente servita. Passata per Spiller, partita spettacolare fino a questo momento, Max. Sì, infatti. Ho preso 4 punti di partita. Veramente bene, con un ottimo studio di squadra, soprattutto non stiamo facendo nulla. Stanno mettendo in evidenza molto Coppola e Lamberti. In particolare, insomma, Lamberti perché è più giovane, più
mezza, però mi sembra che sia andata la partita giusta. Però sta facendo quello che deve fare, c'è il capitano e quindi tirare avanti la squadra, però stanno giocando tutte quante molto bene. Non c'è Nikifor, Dile Stiller. Hanno prima correttamente visto l'azione e poi dopo sull'esito della penetrazione Sandra Fidespiller, ho fischiato 7 metri con Bagaria Abram contro Costache, il gol del più 4 a Salerno, 12-8. Metà del primo tempo, ritmi altissimi, più 4 Salerno, 12-8, bisogna difendere con i problemi alla difesa che ritrovano in aria. Marzano, tiro, Ica, sorprende il Buster, Abram, Sandra Fedestilena. Ora gol pesantissimo, gol del più 4, 13-9. Bisogna difendere meglio, difendere meglio, funziona l'attacco. Andiamo a difesa più unita, più compatta. Goccia nata, intanto c'è il giallo dato della coppola, 9 metri. Marzano per Rossato, ancora Marzano. Trova lo spazio per la penetrazione, riporta il Mestrino a più 3, non riesce a mantenere 4 gol di vantaggio Salerno, si trova ora con Laura Abram, che è assolutamente. La Salerno, Losco, Marzano per Losco, Zuin, attacco di Rossato, Liga, ancora Marzano per la conclusione. Troppa facilità, destino rompere abbastanza chiassosa di Bosch Veneti. Veramente tocca 30 minuti. Migliorare la tenuta difensiva. Provando a scappare via, tiene altissimo il ritmo. Perché le rete sono lì tenaci, pugnaci, affollano. La vita alla Iovi Salerno, uscita un po' malconcia dalla gara persa a Mestrini, soprattutto dal punto di vista psicologico, è stata una
perché nessuno si attendeva. Klimek, prova l'attacco, Klimek. La mettazione, il pallo, 9 metri. Guarda qui il file. Perde palla a Salerno. Ripartire Salerno, Abram per Sandra Fenerspiller, ancora Abram, Klimek, attacco di Klimek, però ancora un fallo, 9 metri, si è battuto Fenerspiller, Abram, Klimek per buona difesa del Mestrino. Quindi, Marsano, Rossato, Marsano. Scarpella, Suin, Diga, ribattuto il pallone, poi ancora Losco. Pallone perso, Kuster. Antonella Coppola, vanificato il contropiede. Prosterra per Abram, Klimek e Taki. Abram, Lamberti, con Abram, parte Abram, Klimek. Da Costante, Rossato, fase di gioco abbastanza, ultimi 5 secondi, 2 Salerno, Mestrino, Scarpel, Giui, Rossato, Ano, Liga, Marsano, il tiro, questa volta Prüster già arriva, neutralizza, Abram, Klimek, Fenerspiller per Assunta Lamberti, pisce il fallo, 9 metri, esce Abram, dentro Marella, Tacchi va al centro, succede un po' di riposo. Laura Abram, Don Ginasta e Tati per Antonella Coppola e Sacco Perespille, tutto fallo. Peccato, basso, bassettissimo, qui Marsano. Ancora Marsano, Coppola! E poi per Rafi Kentucky, vai Rafi! Fino alla fine! Fino alla fine! Più 3 Salerno! Losco! Scarpella, 9 metri! Guadagnato da Losco! Più 3 Salerno, attacco però di Mestrino con Zuin, Igifor, Rossato, facile facile per Monica Brutter, e Taki, Fenerspiller, a spazio, Fenerspiller, si libera la grandissima il capitano, più 4 Salerno, è il momento questo, momento di accelerare. Sano, Suin, time out. Questa volta chiamato da Mestrino, time out. Eccola là.
più 4, Vettrino 9 primi, 26 secondi. Massimo, questa sera sicuramente ci sarà da soffrire, che Mestrino, insomma, mi pare molto in partita, Salerno altrettanto, indubbiamente. Sì, in effetti è una bella partita, molto tirata, piacevole a vedersi. I quattro puntini in stacco per il momento ci stanno tutti, la squadra nostra sta giocando bene, Coppola sta giocando molto molto bene, la più giovane Lamberti sta giocando bene. Il problema forse nostro è un pochettino che noi, avendo molti infortunati, abbiamo poca possibilità di far girare anche il Coppola, perché sono una marea di loro, sono parecchie, sono tantissime, quindi però credo che con un po' di buona volontà, con un bello spirito di squadra con cui stanno giocando, poi dopo i valori, comunque io credo che noi siamo ancora più forti e ce la giocheremo tutta. Però una cosa molto importante è che è una partita molto bella anche da vedersi, è una bella cosa per la pallamano. Intanto c'è Tacchi, ferma, speriamo che non stia accusando di riacutizzarsi di quella botta rimediata in settimana al basso ventre. Marsano, Rossato, al costato, gli corregge il dottor Grisi. Riga, tiro. Piazza Brewster. Più tre. Klimek, Badella per Klimek. Avra, Badella, fallo commesso ad anni di Laura Avra, sempre ferma ai box, raffica e tacchi, momento di difficoltà per Salerno dal punto di vista proprio dell'organico. Klimek, il tiro di Elpina Klimek, un gol pesantissimo, gol del più 4. Entra Dio, ma dare man forte in difesa, bisogna stringere i denti, fare leva sulla forza, sulla coesione del gruppo oggi. Speriamo che intanto l'Africa possa recuperare, fondamentale soprattutto per l'attacco, l'Africa attacchi. Zuin, Marsano, tiro, non ci arriva Brewster, accorcia Mestrino che è sempre lì, a meno 3, fine Spiller per Avram. Perde palla, saranno in attacco. Può ripartire Mestrino con Marsano. 7 primi, 38 secondi. Nikifor per Zuin. Scarpella. Nikifor. Marsano. Attacco di Nikifor per Zuin. Assunta Lambert. Giovanni dalla mente, può ripartire Salerno con Fide Spiller e la Coppola. Va a beccarsi uno sfondamento ed anche un 2 minuti. Accusata di aver allontanato il pallone tra la Coppola. Marsano, Zuin. Marsano. Zuin, Marsano. Tito, Nikifor, la parata di Brewster per Assunta Lamberti. Parte Assunta, palo più. Peccato. Più 3 Salerno, peccato per questo contropiede, fallito. Marsano, giù. Mica. Marsano, il tiro, non va. Resta a terra Marsano.
che evidentemente sullo slancio è andata ad impattare contro la difesa salernitana. A terra Marsano, più 3 Salerno, 5 primi, 44 secondi al termine. Speriamo non si tratti di nulla di grave di Marsano, che evidentemente proprio sullo slancio è andato a infrangersi proprio contro il muro salernitano. Azione che può capitare nella palla a mano quando soprattutto si gioca ad altissima velocità e i ritmi sono molto alti, come questi primi 30 minuti della gara tra Salerno e Mestrino. Più 3 Salerno, 5 primi, 44 secondi. Ancora a terra Marsano, soccorsa dai volontari della Croce Bianca, dal medico sociale della IOMI Salerno, Salvatore Telese. Al suo fianco anche il tecnico del Mestrino, Diego Menni. Si rialza. Dolorante ad un ginocchio Marsano. Evidentemente proprio nella caduta. Poggiato male il piede Marsano. Iomi che però resta in inferiorità numerica, peccato per il palo precedente colpito da Assunta Lamberti. Immagine di un bellissimo contropiede, deve ora ancora attaccare in inferiorità Antonella Coppola, dovrebbe entrare a momenti Lamberti per Fide Spiller, Avram e Klimek. Ancora Avram, può attaccare Avram per Madella, perde palla. Sempre in panchina Rafik Entakhy, speriamo che possa riprendere la gara. 5 primi al termine del primo tempo, più 3 Salerno che difende. Sempre in inferiorità numerica. Fide Spiller, ottima. Poi Assunta Lamberti, tiro di Assunta Lamberti, questa volta non da scampo, a Kostake. Ottima Assunta. Poi Antonella Coppola per Avram, Klimek, il tiro di Klimek e gol del 18-13 Salerno. Più 5. Un attimo break, Massimo. Sì, sono state due azioni fulminanti, un'ottima azione sia prima di Antonella di Assunta Lamberti, che effettivamente sta dimostrando di essere sicuramente ancora una promessa, però anche una discreta certezza, perché penso non abbia sbagliato niente oggi. Poi una seconda azione è stata molto brava Antonella Coppola a prendere palla e la Klimek a fare un bel gol. La partita è comunque equilibrata perché quelli del Messino giocano, però stiamo giocando molto molto bene. Intanto ha accorciato nuovamente le distanze Miga con la conclusione della distanza, più 4 Salerno, 3 primi, 46 secondi. Avram per Klimek, per Madella. Avram con questa fallo Madella, 9 metri. Klimek per Madella, Klimek, il tiro, ancora la traversa. Ha fatto collezione di tali Salerno. Losco, conclusione della Losco. C'è anche 2 minuti per Fede Spiller, si porta a meno 3, soprattutto in superiorità numerica Mestrino, che non molla la presa.
Roma in inferiorità a Salerno. Rimet per Madella, Andrea Coppola. Per la Madella. A conquistarsi un 9 metri. Subisce ancora il fallo e per attacco a Salerno, 9 metri. Diamma, il tiro di Cadi che ha subito un impatto importante sulla gara, realizzando un gol importantissimo del più 4 per Salerno. Attacco di Mestrino, Cordiga, Demeni, passato, Demeni, Liga, Scappella, no Monica, no! Più 3! Era di Brewster questo pallone, Aperti, Yom, Arte Abram, a conquistarsi l'esperienza, 9 metri, Laura Abram. Ribeck, ancora 9 metri. Per Abram, Yom, il tiro, è il 7 metri, è il 2 minuti, grande azione riassunta Lamberti, che la situazione è oggettivamente difficile. Ha tirato fuori il massimo che poteva, ovvero un 7 metri ed un 2 minuti. Abram contro Costache. Primo 14 secondi, Abram il tiro, la parata di Costache. Resta però il giro d'attacco a Salerno. Yom, Abram, Krimek. Assunta la mente per Diom, cerca la conclusione, trova il 9 metri. Madella, il tiro, corre alla parata, il Costache. Ha messo dentro tre parate consecutive, molto buone, 19 a 16 più 3 Salerno. Ora deve difendersi da questo attacco di Mestrino. È però in inferiorità numerica. Bosco, Cassato, Demeni, Liga, Demeni. Ancora 9 metri. Demeni. Ancora 9 metri. Liga. Attenzione a questo 9 metri di Liga. Attenzione al 9 metri di Liga, a 0 secondi, 19-16. Tiro ribattuto, più 3, termina il primo tempo, molto bello. Giocato bene da entrambe le squadre. Salerno sicuramente ci ha messo qualcosa in più, ma il Mestrino è lì, pronto a lottare, pallone su pallone. A risentirci per i secondi 30 minuti di gioco.
squadra in campo per il secondo tempo, gara 3 di semifinale scudetto, pallone al Mestrino, saranno in vantaggio di 3 gol, vantaggio prezioso accumulato dal team di Giovanni Nasta nel corso dei primi 30 minuti di gioco, estremamente spettacolari, ben giocati da entrambe le formazioni. Attacco di Bobo Demini, Niga, Zuin, Niga, la buona difesa di Salerno, Demini, Niga, Rossato, Monica Pluster questa volta è pronta, reattiva, riesce a neutralizzare e ora può ripartire l'attacco di Salerno con Hedy Diom, Sandra Fedespiller per Elvira Klimek, Sandra Fedespiller, Hedy Diom, Fedespiller per Antonella Coppola che non riesce a sfondare così come avrebbe desiderato. Demini, attacco di Mestrino, con Zuin, Demini, Rossato, Zuin, Liga, Demini, ancora Bobo Demini per Zuin, la buona difesa di Salerno, Demini, la parata di Brewster, poi vede libera, a te la coppola. Fondamento. Eh sì. Peccato. Liga, tiro. C'è Pluster, c'è Pluster. È rientrata ottimamente in partita Monica Pluster. No, Pippa, Pippa, dove vai? Dove vai? Tre Salerno, peccato per contropiede fallito in precedenza. Madella, Klimek, Abram. Deve ora fare la differenza Salerno, deve accelerare. Fide Spiller. Il fallo commesso sui danni, Abram. Fide Spiller. Tiro a tutto braccio di Sandra Fede Spiller. Porta più 4 il vantaggio di Salerno. Demini. Rossato. Demini. Rossato, perde palla. Fede Spiller. Madella, Klimek. Recupera un buon pallone Salerno. Diom. Il tiro di Hedy Diom. Gol pesante di Hedy Diom. Più 5 Salerno. Swain. Demini, prosegue la rotazione, Estrino, Zuin, Liga, Demini, perde palla ancora Estrino, può andare in contropiede, può andare in contropiede, può andare in contropiede, ma non così, andiamo, andiamo, andiamo così, andiamo però, non è il caso di abbattersi, continuare a difendere con questa intensità, continuare a difendere con questa intensità. Demini, Zuin, Niga, Scarpella, Niga, Zuin, Demini, Daniello, ancora Niga per Scarpella, prova un 9 metri, Gentile cadò, Niga, Tosco, ancora un 9 metri, Zuin per Demini, Daniello, questo è un passivo, Nicky Ford, Brewster, Fede Spiller, può ripartire Klimek, Fede Spiller, ancora Klimek, va a prendersi 9 metri, va bene così, più 5 Salerno, pallone importante, Fede Spiller, gli scappa letteralmente il pallone dalle mani. Non è riuscita a calibrare bene la traiettoria Sandra Fedespiller.
e appoggia il nastro al Maestrello. Vogliamo su in. Demeri. Marinello. Scarpella. Ancora Marinello. Demeri. Ottima difesa di Salerno, ottima difesa di Salerno. Con il 9 metri, con Demeni. Attacco di Marinello. 9 metri. Demeni. Demeni. Perde palla, non c'è contropiede, non c'è contropiede, non c'è contropiede. Sta sciupando un po' troppi palloni Salerno. E poi assuta la Merti, va all'intercetto su Marinello. Demeni. Cazzola, Marinello, Liga, poi Sandra Fedespiller, non riesce a trattenere in campo il pallone, ma sta difendendo benissimo Salerno, dovrebbe essere soltanto un po' più precisa in attacco. Demeni, tiro questa volta di Gaia Zwin. Prova il gol del meno 4. Abram. Fede Spiller. Klimekka. Abram. Fede Spiller. 9 metri. Dalla Fede Spiller. Il tiro di Sandra Fede Spiller. E il più 5 Salerno. Attacco Mestrino con Demeni. Marinello trova lo spazio nelle maglie della difesa salernitana, riporta Mestrino meno 4. Può ripartire Salerno con Abram. Giro palla di Salerno. Klimekka. Fede Spiller, 22 chi attacca, 18 chi difende. Con Abram, tiro, pizzico di fortuna per Costate. Demeni, attenzione, tiro, non va questa volta, pallone di Salerno. Rodella, Klimek, Coppola, Peter Spiller, una sutta Lamberti, Peter Spiller, Abram, per Madella, l'attacco di Madella, per Peter Spiller, che trova ancora un grandissimo gol, eccezionale stato in questa fase, Massimo. Sì, in effetti si è riscattato la grande dell'errore che ha fatto prima, comunque tira dovunque, 9 volte su 10 va dentro, sta giocando molto bene, ma stanno giocando adesso tutto quanto molto bene, stanno come detto di prima. E poi scusami perché assunta la Merti con un grandissimo taglio trova un gol pesante del più 6. Hanno mantenuto un attimino un 2-3 minuti di grossa pressione loro, hanno difendendo molto bene, adesso in 2-3 contropiedi hanno portato a più 6 la differenza. Bene così, più 6 Salerno, tantissima gente questa sera alla Palumbo, davvero un bello spettacolo di pubblico, Amazia è sempre, insomma, un pomeriggio speciale quello trascorso nell'impianto, sì, del torneo. Sì, infatti, cioè, fa anche piacere che siano venuti anche dei tifosi del Mestrino, perché è importante che per questo sport che ci sia seguito, come noi siamo andati a Mestrino in trasferta. Il pubblico, hanno messo striscioni, bandiere, insomma, il pubblico non fa mai mancare l'apporto in termine di calore alla squadra, e comunque credo che sia importante anche per loro, però le vedo concentrate, penso che stanno giocando tutte quante bene, certo, per carità, la perfezione non è di questo mondo, però stanno giocando bene, sta giocando meglio
forse una citazione va per la ragazza al numero 14 sul Lamberti, perché perché la più giovane, la più, però hanno giocato bene anche Madella, anche Avram. Diom quando è entrata, il capitano sta giocando molto bene, quindi tutti quanti, Monica sta parando, quindi... secondo tempo davvero ad ottimi livelli, bene così, andiamo avanti, più 6 Salerno, 20 minuti al termine. Marinello Rossato, Scarpella per Niga, Losco, difesa in aria, fischiato il 7 metri. Sul pallone Losco, e ora andiamo Monica, ci vuole una delle tue parate, parte Losco e Monica Brewster. Ci mette punto esclamativo. Laura Avram, Klimek, Fidespiller per Madella. Ancora salta Fidespiller. 9 metri. E sta più 6 Salerno, che però gestisce questo attacco. Importantissimo. Fidespiller per Madella. Trova spazio ancora Fidespiller. Il tiro di Santa Fidespiller. E poi dall'altra parte Marinello. C'era un fischio però lì. Lì c'era un fischio. Bisogna fermare quell'azione. Sotto fallo. Più 6 Salerno, Mestrino. Non molla, testa alta la formazione veneta. Fidespiller per Avram, Klimek. Fidespiller per Avram, per Madella. Ottima azione spettacolare di Salerno, con la conclusione di Wendell Amarella. Inflazione di passi, fermiamo il gioco. Più 7 Salerno, più 7 Salerno, 18 primi, 46 secondi. Dalla panchina sono arrivati gol pesantissimi per l'Iomi. Madella, Diom stanno facendo tutto il loro dovere. Ricordiamo che ora l'Iomi sta facendo a meno anche di una giocatrice importantissima come Rafi Kettaki. Fidespiller va a prendersi un buon 9 metri, giusto di avviare così. Avram, Klimek per Avram, Antone la coppola, ancora Avram per Fidespiller, per Assunta Lamberti, non è riuscita questa volta dare profondità. Marinello e Brewster le chiude letteralmente la porta in faccia. Vai Sandra, è il tuo, è 27-19. E ha chiuso letteralmente la porta in faccia Manica, che sta giocando un secondo tempo ai suoi livelli. Sì, infatti penso che in questo momento c'è stato quel momento che stavano aspettando, c'è un break abbastanza importante, perché 8 punti di vantaggio adesso sono stanno rispecchiando assolutamente i valori in campo, soprattutto nel secondo tempo. Il Mestrino è un po' crollato, noi probabilmente abbiamo dato l'accelerata che ci voleva per prendere una bella distanza. Adesso bisogna controllare la partita, giocare, continuare a giocare bene, però senza strafare. Penso che la vittoria è la nostra portata senza problemi. Klimek va a prendersi 9 metri, dentro Madella, perde palla Salerno. Losco, gentile omaggio. Poi alla fine Marcello, le cosiddette seconde linee, che seconde linee non sono, stanno facendo la differenza, perché non ci dimentichiamo che da quasi metà primo tempo si è fatta male Rafi Kettaki, che comunque è una nazionale, non è l'ultima arrivata, e non sembra, non si sente la mancanza. Liga. E poi la parata di Monica Brewster. Ha chiuso la porta Monica. Ha chiuso la porta. Adam. Fidespiller.
Antonio da Coppola. Ed Abraham. Vede Spiller, giusto, giusto così. Non c'è spazio. Vede Spiller per Coppola. 28-19. Più 9 Salerno. Arinello. Questo è un fallo in attacco. Nettissimo, anche abbastanza cattivello. E che è andata con il gomito. Marinello, su Abraham. Demeni, Niga. Demeni, c'è Niga. Assunta Lamberti, recupera un gran pallone, Assunta. Dai Assunta! E l'apoteosi per la giovane Assunta Lamberti. È grandissimo ora l'applauso della Palumbo per le ragazze della Iovi Salerno. Più 10 Salerno. Si è sciolta la formazione del coach Nasta, che però deve continuare di questo passo. Continuare con questo passo sicuro. È importante tenere altissimo il livello di attenzione e di concentrazione. Quindici minuti al termine. Mestrino un po' in crisi ora, vero Massimo? Beh, sai, per un break di 10 punti penso che avrebbe abbattuto chiunque, però devo dire la verità, quando gli arbitri non danno né a favore né contro, poi i valori vengono fuori. Questa è una piccola polemica per l'arbitraggio che c'è stato a Mestrino, che ci possa essere, perché non è stato proprio dei migliori. Diciamo che gli arbitri stanno facendo pure qualche errore, però da ambo le parti non stanno influenzando la partita, quindi la gara diventa equilibrata dal punto di vista del giudizio arbitrale, e siamo a più 10. Per Antonella Coppola, che va in contropiede e si fionda. Una catapulta! Grande azione di Coppola e di Monica Pustere Coppola, l'ha fatto un grande lancio, l'ha fatto un grande gol. Più 11 Salerno, 30-19. In palese difficoltà Mestrino. In palese difficoltà, 14 minuti, 23 secondi. Dica! Lui. Ancora per Antonella Coppola, questa volta non va al contropiede. Losca e poi Brewster ci mette ancora una volta il piedone. Non dimentichiamo che Monica Brewster ha avuto un approccio difficile alla partita, anche perché sabato a Mestrino ha rimediato un brutto, bruttissimo infortunio. Peter Spiller per Madella, Klemek a prendersi 9 metri. Assunta Lamberti non riesce a superare Baccelle. Sui. È un muro la difesa salernitana, ben registrata da Giovanni Nasta con Katie Dion, che sta dando un grandissimo apporto alla difesa. Sui. Niga, tiro, questa volta Niga riesce a perforare il muro salernitano. È il gol del 30-20. Più 10 Salerno, Abraham, Coppola,
Avram, assunta Lamberti, Avram, Padella, con Avram, per assunta Lamberti, Antone da Coppola, il tiro, recupera, spazza la linea dei sementi, trova il gol. Miga 12 primi più 11 Salerno. Twin Lamberti, Twin ancora Twin per Lamberti, Losco e poi Buster. C'è stato il fallo da 7 metri commesso ai danni di Losco, 7 metri per il Mestrino. Sulla palla c'è Niga contro Monica Prusterra, parte Niga e Roma. Monica Prusterra è tornata, Monica Prusterra. Dico impressionante, cioè Prusterra quando para non c'è veramente. Ha avuto un approccio difficile perché l'infortunio rimediato a Mestrino sabato scorso l'ha un po' condizionata, è stata così un po' tutta la settimana, poi nel momento importante è venuta fuori. È normale Marcello, ma lei non ha avuto un infortunio da poco, tanto però che è stata costretta ad andare in ospedale. Sai, quando prendi una pallonata in faccia, probabilmente. Insomma, un attacco! Esatto, probabilmente neanche tanto involontaria questa pallonata, a come mi dicono, non l'ho vista, ma a come mi dicono neanche tanto involontaria. Certo, non è proprio un approccio facilissimo. Un minimo di paura ti resta, però onestamente penso che anche lei merita un 10 all'oro. Assolutamente sì. 9 metri. A questo punto a 10 primi 39 secondi, che dici? Cominciamo a pensare a quello che dovrà accadere tra 7 giorni o preferisci rimanere ancora scaramanticamente in silenzio? No Marcello, lo sai perché io dico sempre che non bisogna mai vendere la pelle dell'orso prima averlo ammazzato, però credo che sia talmente tanto. Adesso un altro gol spettacolare, sempre del tuo Brewster dopo. Però credo che oramai la partita si sta incamminando come quella dell'andata, cioè come gara 1, nel senso che uno ha meno 12, loro risiamo a più 12 e credo onestamente che ormai la partita è andata e onestamente non riesco a capire come hanno perso a Mestrino, però ci sta nello sport, non c'è. Io credo hanno dovuto fare una partita in più, quella che non hanno fatto col Sassari in casa. E a questo punto Massimo, sabato comincia la saga della finale scudetto, saga infinita contro il Sassari, si gioca sabato a Salerno, possiamo ben dirlo, a 9 primi 30 secondi, gara 1 a Salerno, questa volta il Sassari credo si presenterà. Immagino di sì, poi se hanno bisogno facciamo una colletta, ma se non altro per amore dello sport, poi se non si presentano fatti loro, però io... un altro gol spettacolare di Antonio da Coppola. Io però credo che il Sassari, credo che nello sport, soprattutto in questi sport tra virgolette dilettantistici, l'agonismo e la serietà è tutto. Onestamente credo che se anche dovessi vincere un qualcosa usando questi mezzucci, la vittoria non è mai, non è sempre una vittoria amara, perché tu devi vincere sul campo, non devi vincere con mezzucci, ma sicuramente non vinceranno, avranno la lezione che meritano. Palla, cioè 7 metri, assunta Lamberti, si guarda intorno, sette metri in favore del Mestrino, 33-21, il tiro di Marinello e Monica Prusterra ha deciso e questa sera dai 7 metri. L'attacco di Mestrino. Bello Marcello, sul più 12 accettare qualsiasi disturbità. Troppo comodo, eh? Mica! E giro palla, Twin, Marinello,
Rossato, Mica, Marinello, Zuin, Lamberti, Rossato, Mica, Marinello, tiro, Abra, Prostero, Fede Spiller, Coppola era già lì. Fede Spiller per Abram. Fede Spiller, Bacelle, Pala, Tosco, Scarpelli, l'ultimo tocco di Assunta Lamberti, più 12 Salerno, 6 primi al termine della gara. Zuin, Niga, ancora Zuin, Marinello, Rossato, Niga, tiro, il pallone, ancora il Mestrino, Abram, l'attacco di Mestrino, resta in zona d'attacco, Losco, Zuin, Rossato, 10 secondi al termine, Scarpella, tiro di Zuin e poi Buster prova la conclusione di rete e porta. L'applauso del pubblico è sul più 12. Sul più 12 ci può stare anche questo, assolutamente sì. Prosegue l'attacco. Rossato, Zuin, Scarpella. Non riescono più a segnare le giocatrici del Mestrino. Esce Maddalena Ferentino, entra Maddalena Ferentino, entra Antonella Coppola. Tra gli applausi del pubblico del Palapalumbo, grande trascinatrice questa sera Antonella Coppola, davvero capitano. Krivec per Fide Spiller, Assunta Lamberti, Fide Spiller, Abram, che grande giocata di Laura Abram. Replica dall'altra parte, 34-22, più 12 Salerno, dentro anche Ferentino, Abram, Assunta Lamberti, Fede Spiller, braccio caldissimo stato a questa sera, Marinello, Monica Brewster, per Klimek, Abram, Assunta Lamberti, poi Maddalena Ferrentino, e un'altra ragazzina che timbra il cartellino. Ah sì, Marcello, fa molto piacere in questo momento, perché l'età squadra è sotto i 20 anni, quindi non è una cosa da poco, significa che il settore giovanile sta funzionando piano piano, inserite, certo, inserite una per volta partite anche importanti, perché alla fine è una semifinale scudetto, voi sapete che man mano vengono fuori, poi ci sta l'esperienza di Abram, di Spiller, di Klimek, quindi poi Sandra si fa perdonare anche qualche errore che fa ogni tanto, con, se riesce con questi gol spettacolari, quindi anche qualche errore viene perdonato facilmente. Padella per Klimek, Abram, 3 primi 25 secondi, fuori il Brewster, tra gli applausi della Palumbo. Klimek, Abram, Fede Spiller, grandissima azione, si concede allo spettacolo la Laiova. Beh, ma cioè, anche normale, cioè, io credo che in questo momento loro, oltre a starsi, si stanno divertendo, stanno giocando, vedi,
con naturalezza, e poi penso che abbiano anche un pochettino di rabbia in corpo, sì, per forse di scattare la partita, che per carità nello sport lo sai, si vince e si perde, però forse loro hanno perso un pochettino maltrattate e quindi stanno riscattando anche quella, come è giusto nello sport, esiste anche il riscatto e anche la vendetta sportiva. Certo, Iacovello non riesce a neutralizzare il penalty. Certo è che se pensiamo che insomma in 2 anni Salerno ha perso giocatrici del calibro di Pavlik, Anisekova, Seven Koska, United, ed è ancora lì, insomma è un fatto importante che al di là di tutto è un merito per il club. Ma io sono convinto, qualcuno potrà dire anche che il campionato è livellato verso il basso, ma comunque è livellato o non livellato, comunque tu sei primo, poi dopo lo livelli verso l'alto, lo livelli verso il basso. Quando era livellato in alto eravamo in alto, se è livellato in basso era in basso, io penso che questo è quello che conta alla fine. Intanto Diom 38-24 più 14 Salerno, primo 54 secondi, è tempo questo di alzare lo sguardo verso il tabellone e prepararsi alla finale scudetto sabato alla Palumbo, Salerno-Sassari, la sfida più importante, la palla a mano salernitana. C'è 2 minuti per Maddalena Ferrentino che chiude anzitempo con un gol e un 2 minuti il match. Un primo 34 secondi più 14 Salerno, che ha consumato la sua personale e attesa di vincita. In gara 3 vola verso la finale Salerno. Sabato farà molto caldo qui alla Palumbo per l'attesa gara 1 di finale Salerno-Sassari. È la quarta finale scudetto consecutiva che c'entra il team salernitano. Lo fa con pieno merito, a base di una prestazione sontuosa. Avram per Klimek, Madella, Avram, Diom, Lamberti, Klimek per Avram, Madella, 9 metri, sabato massimo la Palumbo come sempre sarà piccola e ribollente di tifo. Intanto Klimek ci mette dentro il gol del 39-25. Losco non va, e poi Iacovello recupera il pallone. C'è ancora l'ultimo tempo, dicevo sabato la Palumbo sarà piccola e ribollente di tifo e passione. Sì Marcello, poi tra l'altro con un'avversaria classica del Sassari, come ti ripeto, come dicevo prima, ci sarà anche un pochettino più di spirito di rivalsa, perché loro non sono venuti a giocare qua, hanno fatto i cosiddetti furbi, e penso che sia giusto così. La partita. E allora vince Salerno 39-26 più 13, l'applauso convinto e convincente della Palapalumbo, onore al Mestrino che ha reso dura la vita al team salernitano, che però ha dimostrato questa sera di essere assolutamente competitivo e pronto a cercare il suo terzo titolo stagionale, terzo scudetto. Questo succederà da sabato alla Palumbo, quando comincerà la finale scudetto tra Iomi Salerno e Sassari, la super sfida, la classicissima della pallamano italiana. E allora appuntamento al sabato per l'attesa finale scudetto gara 1 Salerno Sassari. È tutto, grazie per la cortese attenzione e appuntamento al sabato per la finale scudetto.